Sfide e cambiamenti da operare rapidamente, come chiesto da Papa Francesco, sempre nel segno della trasparenza e della razionalizzazione dei costi. Il cardinale George Pell, prefetto della Segreteria per l'Economia, tratteggia così in conferenza stampa i cambiamenti che si stanno compiendo, tutti approvati anche dal Consiglio per l'Economia e dei cardinali. Quattro gli ambiti di intervento, a partire dall'APSA, che viene trasferita, come stabilito dal motu proprio del Papa, alla Segreteria per l'Economia, in grado così di vigilare sulle agenzie della Santa Sede, sulle politiche, le procedure di acquisti e distribuzione di risorse umane. Anzitutto stiamo lavorando sugli standard finanziari internazionali che dovranno essere seguiti in tutti i dicasteri e nelle sezioni della Santa Sede e del Governatorato. Al momento stiamo nella fase in cui viene indicata chiaramente la direzione e gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Quando diciamo questo, intendiamo una sostanziale trasparenza. Quindi saranno realizzati dei report annuali e questi rapporti saranno realizzati esternamente. Altro punto, il Fondo Pensioni Vaticano. È stato incaricato un comitato tecnico che formulerà proposte di revisione al Consiglio dell'Economia entro quest'anno. Joseph Zara, vice coordinatore del Consiglio per l'Economia. Le pensioni che vengono pagate oggi a tutti i dipendenti della Santa Sede, come a quelli del Governatorato, e per i pensionati della prossima generazione saranno garantite. Sappiamo ciò che sta accadendo nei paesi occidentali e sottolineo questo punto perché ho potuto vedere in prima persona la situazione di altri paesi. Molti paesi negli ultimi anni stanno affrontando battaglie per la questione del sistema pensionistico. Many Western countries are being faced with challenges when it comes to the pension system. Cambiamenti anche per i media vaticani. Un comitato di esperti guidato da Lord Christopher Patten proporrà entro 12 mesi un piano per migliorarne il coordinamento e raggiungere progressivamente risparmi considerevoli. Il cardinale George Pell. Certamente la priorità non è economica. Il punto più importante non è il denaro, ma anche se possiamo guadagnare il denaro, cercheremo di fare questo. Ma in nessun modo vogliamo diminuire l'outreach del Vatican Media. Viene dunque ribadito l'impegno a conservare il numero dei cattolici che i media vaticani raggiungono in tutto il mondo. Infine lo IOR, che avrà un nuovo gruppo dirigente guidato da Jean-Baptiste de François, chiamato alla seconda fase di riforme dopo la gestione di von Freiberg, con una particolare attenzione al servizio del clero, delle congregazioni, delle diocesi e dei laici dipendenti. La nostra ambizione è di diventare un modello per la gestione finanziaria piuttosto che porre rimedio solo quando ci sono gli scandali.